Ciao ragazzi, volevo fare qualche considerazione con voi sul caso Ademola Lookman, l'attaccante dell'Atalanta che questa sera non scenderà in campo nella trasferta che i nerazzurri giocheranno sul campo del Lecce in quanto si è chiamato fuori. Non si è fatto convocare chiedendo direttamente alla società e quindi anche al tecnico Giampiero Gasperini di non essere aggregato al gruppo che appunto avrebbe affrontato la trasferta a Via del Mare. Questo ce l'hanno raccontato i giornalisti nella giornata di ieri, domenica. Era una notizia abbastanza sorprendente, nel senso che nell'estate abbastanza turbolenta dell'Atalanta, ecco, ci mancava soltanto la tegola Lookman, che pare sia arrivata un po' a ciel sereno. Si è parlato anche di un Gasperini abbastanza indispettito, che va ad aggiungere ulteriore frustrazione a quelle che sono già state le altre vicende appunto dell'estate bergamasca, ma la vicenda Lookman ci dà diversi spunti per andare, anzi per tornare a parlare di argomenti che sono non di campo ma strettamente legati al campo, perché poi sono queste decisioni, queste prese di posizioni sono quello che succede in campo è conseguenziale, perché nello specifico per esempio per l'Atalanta rinunciare a un giocatore come Lookman nella situazione offensiva in cui si trova la Dea è comunque un problema. Quindi Lookman di fatto va a creare un problema all'Atalanta, che è la società che gli paga lo stipendio attualmente, per cosa? Probabilmente per mal di pancia di mercato. E adesso ci arriviamo. Prima di cominciare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto, di attivare la campana di aggiornamenti e di lasciare un like al video. Se volete potete seguirmi sui miei canali social, che vi lascio in descrizione, e se volete acquistare kit di calcio a basso prezzo vi invito a contattare su Instagram, primo link in descrizione, maglie calcio Italy, utilizzando il codice sconto 10% falso 9 vi dico che sono già disponibili le maglie, la prima e la seconda della del 24-25 del Toro. Quindi contattate ragazzi di Maglie Calcio Italia, se acquistate qualcosa fatemi poi sapere come vi siete trovati. Torniamo a Lookman. Dicevamo, Lookman ha chiesto espressamente di non partire con il gruppo per Lecce, mettendo in difficoltà l'Atalanta, perché da quello che ci è stato raccontato dietro ci sarebbe un interessamento di mercato molto molto importante dal parte del Paris Saint-Germain, che chiaramente, anche se non lo sappiamo ma è facilmente intuibile, come argomento principale probabilmente andrebbe a mettere sul piatto un ingaggio estremamente più ricco da corrispondere all'attaccante nigeriano, che a Bergamo si è un po' ritrovato dopo alcune stagioni in sottotono, più che sottotono, dove non era mai esploso definitivamente, e invece soprattutto nell'ultima annata Lookman è stato protagonista, nel senso che soprattutto in Europa è stato fondamentale per la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta, dominando, non dico da solo, ma quasi la finale contro il Leverkusen, e quindi è anche pacifico da una parte che possa essere interessato a trovare altre sfide ad un livello superiore. Quello che stona un po' sono chiaramente le tempistiche, ma soprattutto il comportamento del calciatore, che è assolutamente da condannare. Qui lo dico, da questa posizione difficilmente qualcuno può smuovermi. E infatti, ecco, poi si deve sempre partire da un presupposto, che il calciatore, Lookman nello specifico, ma in generale vale per tutti, io lo dico spesso questo, quando vuole andare via, tanto va via e quindi deve essere ceduto, ed è quello che è possibile succederà proprio nel caso dell'attaccante dell'Atalanta. Però ci sono modi e modi di chiedere la cessione, modi e modi di essere venduti e modi anche di, diciamo, approcciarsi con rispetto a un'azienda che comunque, volente o nolente, ti ha dato la possibilità di metterti in mostra, ti paga, almeno che sappiamo noi, regolarmente lo stipendio, contro la quale di fatto tu ti stai ammutinando. Perché tirarsi fuori da una partita, mettendo in difficoltà l'allenatore, i tuoi compagni e di rimbalzo anche la società, perché l'Atalanta senza Lookman potrebbe anche non vincere a Lecce, chi lo sa. O magari potrebbe anche non vincere con Lookman, questo non lo sapremo mai visto che il giocatore non ci sarà, ma concettualmente è un danno che lui sta facendo un po' in maniera trasversale a tutto l'ambiente
Atalanta, un'Atalanta che però credo alla fine del mese corrisponda regolarmente lo stipendio al calciatore. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che è pacifico che tu voglia andare via, ma fino a quando non porti l'offerta giusta, giochi e ti metti a disposizione della squadra, dei tuoi compagni e della società che ti paga lo stipendio. Questo dovrebbe valere per tutti, non solo per Lookman. Tra l'altro pare che il Paris Saint-Germain una sorta di prima offerta all'Atalanta l'abbia fatta, ma l'Atalanta non l'abbia ritenuta soddisfacente, anche perché sostanzialmente mancano un paio di settimane alla fine del mercato e se parte Lookman con i problemi che hai avuto per Scamacca a livello di infortunio, poi lo devi andare a sostituire. E si scatena una serie di concause che danneggiano ulteriormente l'Atalanta. In primis perché Lookman ha fatto sapere in Mondovisione di non voler più rimanere a Bergamo e quindi Paris Saint-Germain o altri club eventualmente interessati andranno a trattare a ribasso. Secondo poi, tutti sapranno che l'Atalanta avrà l'esigenza di comprare una punta e quindi chiederanno tanto per gli eventuali obiettivi nerazzurri. In tutto questo, mettiamoci anche che contemporaneamente è stata perfezionata la cessione allo Stoccarda di El Bilal Touré, che non rientrava nei piani di Gasperini, ecco che l'attacco dell'Atalanta si ritrova a livello proprio di punte, di ruolo, soltanto con Retegui. Quindi una situazione molto, molto delicata. Dicevo, se il giocatore vuole andare via, alla fine di Riffo di Raffa va via, anche perché trattenerlo controvoglia è controproducente, almeno che poi non si riesca a fare proprio un lavoro di testa sul calciatore stesso che lo riporti, diciamo, in carreggiata e riesca nuovamente a focalizzarlo sull'obiettivo, come magari l'Atalanta potrebbe fare nel caso in cui alla fine non vendesse Kop Meiners. Però è molto complicato, serve un allenatore anche empatico, cosa che Gasperini, tra tantissimi pregi che secondo me ha, non credo ci sia l'empatia verso i suoi ragazzi, ma questa è un'opinione mia. E in ogni caso avrai sempre il dubbio che in squadra ci sarà un calciatore che tirerà nel migliore dei casi indietro la gamba, perché comunque da te aveva manifestato apertamente di non poterci stare. È ora di finirla, che accadano queste situazioni. Purtroppo però sono situazioni molto difficili da regolamentare, perché il modus operandi del Paris Saint-Germain non è solo del Paris Saint-Germain, ma è comune a tutte le società del mondo, e cioè pur se formalmente vietato, si va a lavorare ai fianchi il procuratore del calciatore, si mette sul piatto una bella cifra a livello di ingaggio in modo tale che poi il procuratore mandi avanti il suo assistito a fare le bizze. Siccome la media dei calciatori professionisti, e non voglio offendere nessuno, ma sono persone che diciamo ecco non particolarmente acute, loro lo fanno e si scatena poi tutto questo domino di problematiche che si sta vedendo appunto nella situazione di Lookman con l'Atalanta. Ma è molto difficile da regolamentare questa cosa, perché come fai concretamente? Tu dovresti dimostrare che un club ha parlato con la gente e che ha detto indirettamente al calciatore di fare le mattane per riuscire ad andare via e a far spuntare al club che lo vuole un miglior prezzo in cambio di uno stipendio alto. È troppo complicato. Quindi bisognerebbe intervenire proprio ad alti livelli. Io auspico che prima o poi la FIFA riesca a trovare un modo per farlo, ma la vedo molto difficile. Ci sarebbero però delle contromisure che si potrebbero prendere. Per esempio, io credo che si potrebbe andare ad agire in maniera proprio chirurgica, per esempio sulle date della finestra di mercato estiva. Vi spiego perché. Il mercato, tanto per cominciare, dura troppo e i risultati sono quelli che sono, soprattutto in Italia dove di soldi ne girano pochi, 2 mesi di finestra di mercato sono totalmente inutili. Inoltre, le ultime settimane di mercato aperto si contrappongono con l'inizio del campionato. Questo non succede solo in Italia, ma in tutto il resto d'Europa, ma è un problema. Rappresenta un problema per gli allenatori che fanno tutto il ritiro estivo e magari iniziano anche il campionato con un gruppo, per poi, non dico vederselo stravolto nelle ultime 2 settimane, ma rischiano di perdere anche dei pezzi pregiati che vengono sostituiti velocemente con tutto quello che ne consegue. Li devi
inserirlo all'interno del tuo sistema, devi farli ambientare, quindi ci vuole tempo, e quindi cosa succede? Non arrivano i risultati e i tifosi si arrabbiano, se la prendono, magari mugugnano e contestano. Quindi andrebbero riviste le date del mercato, fosse per me, visto che i campionati generalmente finiscono verso la fine di maggio, il mercato inizia intorno al 15 giugno e finisce il 31 luglio, massimo 1 agosto. Dal 1 agosto in poi si lavora con le rose che si hanno. Intorno a Ferragosto più o meno iniziano tutti i campionati, le rose sono già definitive da un paio di settimane e gli allenatori così hanno avuto 15 giorni almeno per poter lavorare con quella che è la squadra definitiva. Cosa si otterrebbe facendo così? Che anche casi tipo quello di Lookman verrebbero gioco forza risolti prima, perché se tu anticipi le date del mercato vuol dire che Lookman, anziché venirti a rompere le scatole il 20 di agosto, magari una roba del genere te la fa il 10 luglio, te la fa il 15 luglio, e tu hai molto più tempo per ragionarci su, chiaramente poi con un occhio anche quello che sarà il mercato di gennaio. Più in generale bisognerebbe trovare anche il modo, però anche questo mi rendo conto che è difficile, per una società, non nello specifico l'Atalanta, che comunque con i suoi tesserati sa lavorare molto bene anche a livello proprio gestionale, però ci dovrebbe essere un modo che una società possa dire ai suoi calciatori: allora signori, questo gruppo di 15, 16, 17 titolari che abbiamo, tutti hanno diritto ad andare via e a chiedere la cessione, ma ci sono delle tempistiche per farlo. Un conto è il giovane da mandare in prestito, che lo puoi fare anche l'ultimo giorno di mercato, o l'esubero che non ha minuti, che provi a piazzarlo fino alla fine. Ma esempio dell'Atalanta, gente come Lookman, Scamacca, Cobb Miners, Deroun, Pasalic, Ederson, Carne Secche, ora sto dicendo quelli più importanti per Gasperini, gli si dice: il mercato inizia il 15 giugno, voi avete tempo un mese per portare una buona offerta che noi vi assicuriamo, accettiamo, e ve ne andate. Dopodiché, visto che avete un contratto, e alcuni di questi hanno contratti ancora di 2 o 3 anni con la società, ve la mettete via e rimanete a giocare qua, e se ne riparla nella prossima finestra di mercato o l'estate prossima. È anche ora che le società iniziano a usare il pugno duro con i procuratori, però qua sorge un altro problema. Quale? Che i procuratori fanno comodo alle società, perché quando una società è in difficoltà e ha bisogno di rifare e costruire la squadra, sapete cosa fa? Chiama il procuratore amico, e il procuratore amico in 10 minuti no, ma in mezza giornata, una giornata, anche a fine mercato ti risolve il problema. Ti manca un attaccante, va bene, te lo porto io, ma ricordati che poi tizio che hai già in rosa, che è un mio assistito, il prossimo anno decido io dove mandarlo. E purtroppo molte società accettano quelli che sono dei veri e propri ricatti, non so come altro definirli. È un circolo vizioso dal quale è molto difficile uscirne. Questo vale per Lookman, ma abbiamo visto anche la gestione di mercato di altre società. Noi abbiamo parlato tanto del caso Buongiorno, poi Buongiorno stesso ha confermato il fatto che volesse andare via. Quindi le critiche che sono state fatte alla società esclusivamente sulla cessione di Buongiorno non avevano motivo di esistere, perché lo stesso Buongiorno ha confermato che aveva avuto la parola dalla società che sarebbe stato ceduto quest'estate. Quindi il come, il perché, dove si è andato sono problemi suoi, adesso non è più il nostro giocatore, ma la società ha semplicemente mantenuto l'impegno che aveva preso col calciatore, che l'anno scorso, per fare un favore alla società della quale è tifoso, ha rifiutato l'ultimo giorno l'Atalanta. Ma prendete per esempio quello che è successo a Genova. Il Genova negli ultimi 6 mesi, nelle ultime 2 sessioni di mercato tra gennaio e quest'estate, ha perso non 4 titolari, ha perso le 4 colonne della squadra di Gilardino dell'anno scorso. Prima ha venduto Dragusin al Tottenham, poi ha venduto Martinez, poi ha venduto Retegui e poi ha venduto Goodmundson. Gli ultimi 2 sono partiti addirittura a campagna abbonamenti finita. Ma capite che quando dico che tutto il mondo è paese, è perché è così, è perché il potere dei calciatori è trasversale, non è una cosa che riguarda solo noi, non è una cosa che riguarda solo l'Atalanta, perché appunto, oltre al caso Lookman, citiamo il caso Cobb Mainers, che è proprio esplicativo. Cioè Cobb Mainers, pur di andare via, ha rinunciato a giocarsi una finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid.
Cioè, che tra l'altro lui aveva contribuito a conquistare aiutando l'Atalanta l'anno scorso. Quindi capite quanto il potere dei soldi sia basilare e primario nel calcio ed è molto difficile uscirne. Però delle contromisure per arginare i casi Lookman vanno assolutamente trovate. Chi le deve trovare? Gli addetti ai lavori. Però, come dicevo prima, molto spesso è agli stessi addetti ai lavori in primis che non conviene. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like. Ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!